meetup per la 5 Stelle 2.0. Prima ho sentito parlare Folli, l'assessore, facendo solo delle ingiunzioni per milioni di euro. Ma questa amministrazione, i consiglieri di maggioranza, che cosa hanno fatto per comunicare alla città l'intenzione, non voglio sapere l'iter legislativo, ma l'intenzione di recuperare questi crediti? Che cosa hanno fatto? Ci sono dei ragazzi giù a Roma che onestamente fatico ormai a chiamare i vostri colleghi, che salgono sui tetti di Montecitorio per difendere la Costituzione. Voi che cosa avete fatto e cosa pensate di fare come iniziative mediatiche per informare la città? Perché se questa ingiunzione, per parlarne di una naturalmente, dovesse rivelarsi un buco nell'acqua, per esempio, cosa rivelerà ai cittadini dell'etica del Movimento 5 Stelle? Non sanno nemmeno, o pensate che questa riunione questa sera serva per informare la città? Questa è la mia domanda. E concludo dicendo che la risposta dell'assessore sugli inceneritori, come dire, tecnicamente possibili, è condivisibile, certo, parlo della mozione proposta in regione, è condivisibile nel momento in cui si pensa di poter lavorare solo con differenziata e incenerimento, ma noi sappiamo che esistono altri sistemi di recupero dei rifiuti, trattamento meccanico biologico, eccetera. In ogni caso, come amministrazione di Parma, sapendo che comunque da questa mozione non avreste, come dire, portato a casa un ragno dal buco perché rappresentavate lo 0,001%, perché avete deciso di fare un atto politico così idiota, scusate la parola, mettendovi leggero, mettendovi dalla parte di chi l'inceneritore lo ha voluto e qui abbiamo anche qualche esponente. Quindi mi chiedo onestamente la vostra visione politica quale sia, oltre a quella amministrativa. Grazie.